Ciao a tutti. Devo dire che visto da qui è uno spettacolo molto bello. È molto bello che delle persone consapevoli del perché si vive siano molto attente al grande problema dell'educazione, e quindi è un fatto di democrazia sostanziale la marcia che avete fatto e questo momento di incontro nella nostra bella piazza del Duomo al cuore della città. Cosa vogliamo dire con questo gesto a tutti i cittadini milanesi, a tutti i cittadini della nostra grande diocesi ambrosiana e anche a quanti da altre parti volessero ascoltarci? Vogliamo dire che l'educazione, cioè il passaggio di uno stile di vita che realizzi fino in fondo l'uomo e la donna. L'educazione come trasmissione di generazione in generazione del senso concreto dell'amore, del lavoro, del riposo, del dolore, della malattia, del senso della fede, del significato della costruzione di una società civile. Questo passaggio di generazione in generazione è il, o comunque un caposaldo fondamentale per una buona vita in società. Ecco perché noi ogni anno ripetiamo questo gesto pubblico per due motivi. Vogliamo ricordare anzitutto noi stessi e poi a tutti i nostri concittadini che senza educazione, senza questo passaggio e comunicazione dalla generazione dei nonni a quella dei figli, a quella dei nipoti, una civiltà, una società non cresce, non matura, si spegne. Allora l'arcivescovo vi dice tutta la sua gratitudine per questo. Voi avete messo in evidenza oggi una grande parola, liberi, e liberi di educare. Questo grande compito che i genitori che sono qui presenti e che fanno non pochi sacrifici, i professori, gli educatori di varia natura, gli studenti delle scuole superiori, gli studenti delle medie e quelli più piccoli delle elementari e delle scuole materne, voi tutti avete scoperto che per educare, cioè per far crescere l'altro, bisogna incontrare da uomini liberi la sua libertà. Cioè l'educazione è un affare di libertà. E allora, siccome noi vogliamo tirar su uomini e donne liberi, abbiamo bisogno di essere liberi per educare. E noi non smetteremo di chiedere a tutti gli organismi preposti alla guida del paese che la libertà di educazione si affermi finalmente in un modo compiuto anche nel nostro paese, come avviene in quasi tutti i paesi più avanzati.
Chiediamo quindi che si passi dall'idea, che pur è utile, di scuola paritaria come una modalità di scuola pubblica, all'idea di una scuola libera in cui i soggetti che sanno fare scuola possano, ovviamente con l'accreditazione da parte dello Stato, fare scuola. Insomma, non ci basta più un pluralismo nell'unica scuola di Stato. Noi chiediamo un pluralismo di scuole e lo chiediamo a tutti i livelli, compreso il livello finanziario, perché consideriamo una ingiustizia il fatto che i genitori, che fin tanto che i figli sono maggiorenni sono responsabili della loro educazione, responsabili primari, debbano pagare la scuola due volte, con le tasse e con la retta. Come abbiamo fatto dei passi in questi anni, l'idea stessa di scuola paritaria come scuola pubblica è un passo. E perché li abbiamo fatti? Perché con fedeltà e con tenacia abbiamo pubblicamente comunicato, nel rispetto di tutti, le nostre buone ragioni, e vogliamo continuare a farlo in maniera civile, in maniera democratica, senza lasciarci scoraggiare dalle incomprensioni, ma vogliamo continuare a dire al Paese che un pluralismo di scuole sarebbe un grande bene per la scuola in Italia. Quindi non chiediamo qualcosa solo per noi, non c'è di mezzo nessun interesse privato, chiediamo un passo che sia per il bene del Paese come tale. Però, e concludo, se non ci giochiamo tutti i giorni, genitori, professori, studenti, personale addetto, per creare una scuola di uomini liberi, con serietà, con attenzione allo studio, ai rapporti, alla condivisione, al giudizio sulla realtà, allora questo progetto resta uno schema astratto che rischia di non funzionare. Insomma, io invito tutti noi a continuare a mettere la nostra faccia e a giocarci in prima persona per raggiungere questo scopo, per il bene della scuola italiana e di tutto il Paese. E adesso voglio solo dare un saluto speciale a tutti i più piccoli, le materne e le elementari. Ciao! Wow, che bello!